Sono entrati nel vivo i prestigiosi tornei di Tennis Tour e Love Abruzzo, il mega evento abruzzese voluto tra gli altri dalla regione con la presenza di giocatori di livello internazionale e che ora fa tappa nella provincia di Teramo nei comuni di Tortoreto e Alba Adriatica presso i rispettivi circoli tennis. Sì, siamo nella fase teramana del circuito, questa settimana è in programma il torneo maschile a Tortoreto e il torneo femminile ad Alba Adriatica presso il nostro circolo. Siamo contentissimi della manifestazione, siamo riusciti ad attrarre, grazie anche all'organizzazione da parte del direttore del circuito Luca Del Federico, tantissime atlete, un tabellone complessivamente con 77 tenniste, ben 25 seconda categoria provenienti da tutta Italia con alcune atlete di altissimo livello. Grande entusiasmo intorno alla kermesse tennistica itinerante e innovativa, unica in Italia, che in 9 tornei, 5 maschili e 4 femminili, coinvolgerà oltre 2.300 atleti per un totale di 3 mesi di gare. Sì, abbiamo due tappe, a Tortoreto la maschile, ad Alba Adriatica la tappa femminile, dove si assegnano rispettivamente due wildcard, una per l'Aquila a luglio per il maschile e giugno il femminile. Due tornei importanti, soprattutto il femminile, tante giocatrici da fuori Abruzzo, e il maschile con la Serie B qualche infortunio, abbiamo avuto meno presenza di giocatori da fuori regione. Comunque abbiamo due giocatori ATP, Ricca numero 1 e Picchione, la tesi serie numero 2, che stanno in questo momento tornando da Gaiba, dove i due azzurri hanno ben giocato nel torneo ITF di Gaiba sull'erba. Un torneo che piace, visto e considerato il gran numero di partecipanti, ma soprattutto rappresenta anche un'importante vetrina per il territorio. Sì, l'obiettivo era proprio questo, di creare una vetrina per il territorio e di far sì che giocatori, giocatrici che normalmente non vengono in Abruzzo per partecipare ai nostri tornei, si recano per l'appunto nella nostra regione, pernottano, assaggiano i nostri piatti tipici e possono conoscere le bellezze del territorio.